Buongiorno a voi ragazzi. Eccoci nella continuazione della costruzione del pannello del tetto. Come ricorderete, nell'episodio precedente vi avevo detto che avrei fatto una struttura non convenzionale, dove convenzionalmente gli strati delle strutture solite sono tre: rivestimento interno, telaio con isolante e rivestimento esterno. Il vantaggio di disporre di attrezzature industriali consente al costruttore di produrre un unico agglomerato, un unico wafer, molto velocemente, dove i tre strati sono incollati tra sé, spruzzando generosamente adesivo e mettendo il tutto in pressione. L'omogeneità dell'assieme conferisce una robustezza importante anche su spessori ridotti e leggeri. Nel nostro caso, non avendo a disposizione tale attrezzatura e ricercando una maggior rigidità e un maggior isolamento, soprattutto dall'irraggiamento solare, abbiamo deciso di aggiungere uno strato in più, che è il pannello di compensato che vedete. Lo fissiamo con colla e graffette come di consueto, senza dimenticare la posizione dei listelli interni che abbiamo marcato sul pannello e, con l'ausilio di un listello, eseguiamo la graffatura pur non vedendoli, così come stiamo facendo adesso. Vado avanti a completare il rivestimento superiore e tra poco girerò l'assieme per occuparmi della rifilatura delle aperture degli oblò ed areatori. La fresa mi permette di andare spedito e soprattutto il grado di finitura è superiore a quello di un seghetto alternativo. Dimenticavo, il pannello incompensato che ho posto superiormente è fissato principalmente sulla listellatura con collante e graffette, ma ho anche posto qualche striscia di collante sui pannelli in polistirolo per limitare le dilatazioni. Terminiamo di rifilare e ci accingiamo a dare una bella mano di vernice. La perlina, di suo, con il tempo tende a ingiallire ed è esattamente quello che non desidero. In questo caso sto utilizzando una vernice all'acqua con un grado di diluizione che riduce il suo effetto coprente e lascia la venatura del legno a vista. Le mani che darò saranno due e poi rifinirò con una cera in pasta per mobili. Mettiamo il turbo per fare più in fretta. Ok, e adesso diamo rapidamente la seconda mano. E arrivati a questo punto, immagino che sia anche il necessario reidratarsi con una birretta per terminare ancora meglio. Pochi istanti di sforzo e di paura ed il nostro maxi modulo è salito sul tetto. Lo blocchiamo partendo da dietro, dopo aver verificato di essere bene in squadra e incontrare i giusti riferimenti. Con l'ausilio di uno scalpello allargo leggermente la struttura per riuscire a far entrare un po' di Sikaflex che fungerà da collante tra il modulo del tetto ed il fianco. Questa è una manovra non convenzionale, generalmente ci sono solo viti, ma a me piace l'idea di avere qualcosa in più che contribuisca al vincolo e che riduca eventuali cigolii. Metto delle viti di fissaggio adesso, sono 6x70 mm. Le pongo leggermente angolate affinché penetrino bene nel centro del listello, pur essendo introdotte dalla sommità del fianco per evitare che la testa possa fuoriuscire dal profilo d'alluminio che guarnirà la giunzione. Prepariamo un secondo piccolo modulo, che sarà anche l'ultimo prodotto sui cavalletti. D'ora in poi la sagoma del fianco ci obbligherà a produrre il tetto direttamente in loco, perlina dopo perlina. Vado avanti a rivestire in compensato grezzo le pareti della mansarda che avevo messo a nudo per cambiare la struttura danneggiata dall'infiltrazione. Uso un pannello grezzo perché sarà successivamente rivestito con un materiale di mia preferenza e che abbia anche un effetto coibentante e di maggior comfort. Può sembrare un collage, ma è dato dal fatto che diversamente avrei dovuto rimuovere per intero il vecchio rivestimento sulla totalità delle fiancate.
Dopo un'operazione del genere avrei dovuto incollare il nuovo, ma pensare di farlo senza una pressa è impossibile. Il risultato qualitativo non sarebbe stato soddisfacente. Ho optato dunque per una struttura con uno strato in più, ma dalla indubbia robustezza. Questo sarà comunque oggetto di approfondimento nella puntata di analisi del lavoro completo che arriverà a fine serie. Uso un pezzetto di EPS per preparare degli angoli per le finestre che sosterranno la guarnizione. Questi si erano rovinati durante le lavorazioni e comunque in questa tipologia di assieme sono sempre stati una parte abbastanza debole. L'installo. Termino le fresature dei pannelli in compensato posizionati e mi ridarò all'installazione della guarnizione delle finestre, che è un mestiere che odio cordialmente, come già confessato nelle puntate precedenti. Bene ragazzi, termino anche l'installazione della guarnizione della finestra alla mansarda e devo confessarvi che il rumore di sottofondo che avete sentito sino adesso sono proprio grilli e cicale, perché tutto questo doppiaggio l'ho fatto da una pineta dove sto cercando di rifugiarmi per ridurre un attimino il caldo cittadino. Vi rimando alla prossima puntata, buona giornata, ciao ciao!